Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di 5 miti da sfatare sul diabete. Ma prima di cominciare ti ricordo sempre che io sono Emanuele, sono studente di medicina che ha appena finito il terzo anno, sta iniziando quindi il quarto, per la mia grande gioia che finalmente sono a metà. Ho il diabete da più di 15 anni e oggi vi racconto 5 miti da sfatare sul diabete. Questi 5 miti te li dirò uno alla volta. Cominciamo. Mito numero 1: il diabete è causato dal mangiare troppi zuccheri. Per questo non serve chissà quale studio, vi basta cercare qualsiasi cosa su Google. Ad esempio, il primo che ho trovato è un articolo da parte di Diabetes Care, dove trovate veramente di ogni, in cui spiega come ad esempio il diabete tipo 1 è causato da un fenomeno principalmente autoimmune. Ci ho già fatto un video, ci ho già fatto delle dirette. Il fenomeno autoimmune vuol dire che il sistema immunitario non riconosce bene la differenza tra self e non self. Self è quindi le strutture proprio dell'organismo, non self sono strutture che non sono proprio dell'organismo, e attaccherà quindi le cellule riconoscendole come sostanze strane o comunque cellule strane da attaccare e quindi eliminare. Questo porterà poi col tempo al diabete tipo 1. Quando arriva al diabete tipo 2, prima di sfociare in diabete tipo 2, il pancreas cercherà di sovraccaricarsi di lavoro fino a quando non riesce più a reggere il carico, e a questo punto si avrà la diagnosi. Mito numero 2: i diabetici non devono mangiare carboidrati. Ora, questo potrebbe essere magari un'idea che qualcuno si può fare, dato che se io devo fare la conta dei carboidrati, l'insulina la faccio basandomi sulla conta dei carboidrati, per cui se tolgo i carboidrati tolgo anche l'insulina. Ovviamente questa è una cavolata incredibile, ho fatto mille video per spiegare perché la conta dei carboidrati non è assolutamente precisa, e quello è il motivo anche per cui non è che se togli i carboidrati allora va meglio dal punto di vista delle glicemie, ma non va meglio nemmeno da un punto di vista prettamente biochimico. Una carenza di carboidrati significa che il corpo deve attuare una serie di meccanismi che sono volti quindi al ripristino delle normali funzionalità, ma non è in grado, se è una, cioè è in grado di farlo per poco tempo, ma non è in grado poi di far fronte a quelle che sono le sfide a lungo termine, se vengono meno quindi i carboidrati. Quindi è assolutamente una cosa che non va fatta, anche perché se uno togliesse completamente i carboidrati non durerebbe un anno, perché muore prima per chetoacidosi. Per cui bisogna evitare. Farò comunque un video più specifico a tema digiuno e riduzione dei carboidrati. Dimmi se vuoi vederlo prima, così magari anticipo un po' il lavoro e quindi esce prima sul canale. Mito numero 3, ovvero il diabete può essere guarito con metodi naturali. Anche qui uscirà un video più specifico parlando del perché il diabete non può essere trattato senza farmaci e comunque senza la terapia, ok? Quindi questo uscirà un video più specifico, ma qua facciamo un sunto. È un mito. Perché? Perché ovviamente c'è bisogno di assumere l'insulina. Secondo il National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease, attualmente non esiste ancora nota per il diabete, grazie ai cosiddetti. Sì, certo che lo sport, certo che l'alimentazione, certo che quindi tutte queste attenzioni migliorano, però non puoi curare il diabete, ovviamente parlo di diabete tipo 1, solo con l'alimentazione, solo con lo sport. Quello può essere fatto in alcuni casi di diabete tipo 2, ma non è sempre detto, che comunque tendenzialmente si scopre molto più tardi, quindi in una fase più avanzata della patologia, per cui spesso si è già superato la fase del lo gestisco solo con la dieta e l'attività fisica. Mito numero 4: i diabetici non possono fare attività fisica intensa. Spieghiamo cosa vuol dire un attimo intensa, cioè cosa intendono per intensa? Non lo so, dato che io ho fatto ciclismo agonistico, le gare possono arrivare anche a 3-4 ore, generalmente da più di 5 ore, cosa vuol dire non posso farlo? Io sono l'esempio che si può fare, ci sono squadre professionistiche di soli diabetici, vi invito a guardare il team Novo Nordisk e basarvi quindi su quelle che sono queste esperienze, per cui non è assolutamente vero. Oltre a ciò, il diabete migliora la sensibilità all'insulina, in quanto che cosa fa l'insulina? L'ormone prodotto in insulina? L'insulina fa aumentare l'espressione dei trasportatori per il glucosio a livello delle cellule, ok? Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che se ho più trasportatori per il glucosio posso assorbire più glucosio dal sangue per usarlo a livello cellulare, quindi le cellule possono prendere più glucosio dal sangue per usarlo di più all'interno della cellula. Se io posso usarlo di più all'interno della cellula, ecco che la mia cellula o l'ha finito, e quindi questo succede durante l'attività fisica, ad esempio consumo glucosio, la cellula ha bisogno di avere energia, per cui aumenta l'espressione dei canali GLUT, che sono quelli dedicati al glucosio, e assorbire il glucosio
modo da poter continuare a utilizzarlo in un soggetto sano. Quindi è assolutamente fondamentale l'attività fisica, in particolare nel diabetici tipo 2, in quanto nel diabete tipo 2 non è che è assente come nel tipo 1 la produzione di attività fisica, ma c'è comunque una produzione parziale, e questo permette in modo importante la gestione della terapia mediante sport e una dieta equilibrata. Poi ovviamente sono tutti quelli che sono i benefici dello sport, pensiamo quindi al rilascio di endorfine, che sono quindi degli oppioidi naturali endogeni, chiamiamoli così, ovvero sostanze prodotte dal nostro organismo che hanno il compito di farci sentire bene, ok? Sono le endorfine che vengono rilasciate durante l'attività fisica. Ad esempio migliorano tutto l'apparato cardiocircolatorio, che di nuovo è in situazioni non proprio ottimali nel caso di diabete tipo 2, visto che è un importante fattore, il diabete è un importante fattore di rischio soprattutto se non trattato, per cui possiamo ricondurre, oltre a migliorare la sensibilità all'insulina, tutte quelle cose, se vogliamo, un pelo laterali, ma su cui lo sport poi impatta. Video numero 5: i diabetici non possono mangiare dolci. Ora lo sappiamo, i diabetici possono mangiare dolci, dipende dalle quantità, dipende dalle dosi, bla bla bla. Il punto è che questo è stato confermato non solo dal diabetico che quindi si trovava di fronte a fette di torta e non diceva di no, ok? Ma questo è stato confermato anche da uno studio condotto in università, in particolare all'università di Helsinki, nel quale ha dimostrato come fosse possibile introdurre degli alimenti dolci all'interno della dieta, in sé in modo occasionale e non quindi in modo cadenzato, e che comunque non aveva ripercussioni importanti su quello che è l'aspetto delle glicemie. Per cui si può fare, ovviamente richiede una serie di attenzioni maggiori, ma anche non magari un semplice piatto di pasta, però assolutamente si può fare. Dipende anche, ad esempio, se l'ipotesi festa di compleanno, io so che la sera è una festa di compleanno, ecco, magari mangio meno a pranzo proprio perché so che ci saranno più dolci alla sera. Ovviamente questo non significa che posso mangiare quello che voglio e viva, mangio che stessa roba, a parte che ti fa male normalmente, però ci vuole comunque un minimo di attenzione, anche perché da dolce a dolce cambia ad esempio la composizione degli alimenti che ci sono dentro e quindi la ripercussione della glicemia. Siamo arrivati alla fine del video, ti ricordo quindi che 5 miti, riassumendoli, sono: il diabete è causato da mangiare troppo zucchero, non posso mangiare dolci se ho il diabete, i diabetici non possono fare attività fisica intensa, i diabetici non possono mangiare carboidrati e il diabete può essere guarito comunque gestito con metodi naturali. Io ti ho detto tutto, ti ricordo che sul canale puoi trovare una serie di video che ti aiutano nella tua gestione del diabete, quindi della gestione della terapia, allo sport, l'alimentazione, informazioni, informazioni sui sensori. Ti ricordo che probabilmente uscirà a breve un video riguardante il Freestyle Libre 3, spero di riuscire a farmelo mandare, se non lo compro in caso, in modo da poterci fare un video e poterne poi parlare qui sul canale. Io ho detto quello che ti dovevo dire e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!